Quanto danno facciamo? Ah, abbastanza da fargli paura. Ok, perfetto raga. Voglio provare a vedere se lo facciamo fuori così. Me lo posso anche aspettare. Vamonos Goji. Posso farti fuori? Test. Prova del 9. Sì. Bello. Ma bella raga, rieccoci qua sul canale con un nuovo video. Come promesso, analisi più showcase a 3 stelle plus, se non vado errato, del nuovo Gogeta Super Saiyan Free to Play, rilasciato finalmente dopo tipo 3 anni che sto modello di personaggio era nel gioco. Era uscito infatti all'epoca come avversario in PvE per l'evento del movie di Broly, appena rilasciato il movie proprio. Quindi si torna indietro di ben 3 anni e finalmente, raga, ce l'abbiamo come personaggio giocabile. Andiamo a vederlo insieme. Prima di cominciare vi chiedo come al solito gentilmente un like per il supporto sulla fiducia, mentre per chi fosse solo del canale vi invito caldamente a iscrivervi. Detto ciò, vamonos. Gogeta Super Saiyan, vediamocelo un po', raga. Militype di colore viola, mettiamolo direttamente a statistiche massime e analizziamocelo. 1.453.000 di power level generale, 2.500.000 per gli HP, 252.251.000 per gli attacchi, 164.000 e 163.000 per le difese. Si porta una rossa e una gialla. La rossa si mette un più 10% di danno inflitto per 10 timer count quando viene utilizzata. Passando alle carte, la rossa mette un card draw speed di 1 per 5 timer count ogni volta che la utilizziamo, quindi tanta robetta per buildarsi un po' di card draw speed extra. Carta blu sono Massive Explode Damage più 30% di Special Mood Damage inflitto per 3 timer count dall'attivazione. Carta verde, ci peschiamo una strike, recuperiamo il ki di 50 molto bene e cancelliamo Attribute Downgrade e Abnormal Condition. Buona carta verde, raga. Main Ability, ci peschiamo una Special Move, recuperiamo il ki di 50, quindi sicuramente avremo modo di utilizzarla. Più 80% di danno sulla prossima Special Move, che sommata quest'altro fa un più 110%, non male raga. Inoltre mettiamo un -1 di card draw speed a tutti gli avversari per 15 count, blocchiamo uno slot a caso delle carte e non potrà essere utilizzato per 10 count. Buona main raga. Z ability più 28% per tag Fusion Warrior Event Exclusive o Episode Saga From The Movie per Base Strike e Blast Attack, e un più 18% per tag Saiyan per Base Strike Defense durante la battaglia. Unique numero 1, applichiamo se... Wow raga, wow. Ma sembra wow. Sembra un personaggio non free to play, attenzione! Applichiamo i seguenti effetti a noi stessi a inizio battaglia. Più 80% di danno inflitto, non cancellabile. Damage reduction del 50%, non cancellabile, ottimo, già qua. Applichiamo i seguenti effetti a noi stessi ogni volta che una strike viene pescata mentre il personaggio è in battaglia. Recuperiamo un 3% d'HP, meno 1 di costo per le strike, attivabile per 5 volte che non si cancella, bene, quindi meno 5 di costo per le strike in generale, e più 10% di strike damage inflitto che si attiva anche questo per 5 volte che non si cancella. Tanta roba raga, è un attimino da staccare, chiaramente bisogna pescare 5 strike che non è così immediata come cosa, però tanta robetta. Unique numero 2, applichiamo i seguenti effetti a tutti gli avversari quando il personaggio entra in battaglia. Metteremo un più 20% di danno ricevuto per 15 timer count e infliggeremo al tag Super Saiyan un meno 30% di critical rate per 20 timer count, quindi molto scomodo contro i team Super Saiyan. Inoltre applichiamo i seguenti effetti a noi stessi ogni volta che l'avversario utilizza una special move o una carta verde mentre il personaggio Gogeta è in campo o anche in stand by. Più 20% di danno inflitto per 15 timer count, riduzione del danno ricevuto del 20% per 10 timer count non staccabile, quindi potenzialmente può tankarsi le special move con un 70%
40% di damage reduction. E inoltre i seguenti effetti si attivano quando il personaggio viene switchato in standby: recuperiamo il ki degli alleati di 20, recupereremo gli HP per 20 timer count e infliggeremo a tutti gli avversari un più 20% di stray damage ricevuto per 10 timer count. Ma sapete, raga, che è veramente un kit bello tondo e completo questo di Gogeta. Ci hanno messo tanto a farlo uscire, ma l'hanno pensato per bene. Vediamo un po' il team dove andiamo a utilizzarlo. Me la rischio con un bel Super Saiyan Gogeta più Broly più Bardock, che chiaramente me la rischio perché lui è un anti Super Saiyan, i Lineage of Evil sono anti Super Saiyan e ho più paura dei Lineage of Evil onestamente che di questo personaggio qua. Ma vedremo come andrà a finire. Gli equipaggiamenti sono questi. Potenzialmente si potrebbe avere un po' di meglio per Gogeta, c'è anche quello di Gogeta appunto Awaken che non ce l'ho dignitosamente, quindi meglio non inserirlo. Detto ciò, raga, andiamo in PvP, vediamo come rende questo bel Gogetozzo free to play. Via. Cominciamo Red Red Purple scomodo. Via 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 subito. Ok, direi che mettiamo Gogeta e lui chiaramente mette l'ultra istinto. Va bene, incassiamo. Ok, mi sono un attimino ingarbugliato qua, raga. Switchiamo su Bardock. Incassiamo. Qua si mette molto male. Molto molto male. Tentiamo uno switch. No. No, pure la verde. No. Va bene, 4 strike in mano. Molto bello. Switchiamo su Bardock. Che combo che non finisce mai. Ok, poppiamo questo. Mi serve a nulla recover, raga. E andiamo così. Facciamogliene fuori uno, è importantissima come cosa. Broly, prendi in mano la situazione, ti prego. Nice. Ok. Via. Ancora. Ok, questa va a segno e lo facciamo fuori. Perfetto. Nice, nice. Broly, pensaci tu. Pensaci tu, mamma mia, difficile, raga, difficile contro gli androidi, contro questo team. Andiamo a testarlo meglio, prossimo. Universe Survival Saga con Golden. Oh, bene, bene, bene. Switchiamo su di lui, switchiamo per forza di cose su Broly. Shield Bro. Broly, raga, sta rubando la scena. Ok, tante SM. Tante SM. Aia. Prevedo brutte cose per me. Ok, non voglio switchare. Va bene. Ok, vediamo un po', raga, quanto danno facciamo? Ah, abbastanza da fargli paura. Ok. Ok, raga, soddisfacente questa special move. Qua me la piglio in faccia.
Poppiamo anche noi. Ok, andiamo di Blast. E andiamo di Rush, perché mi fai una paura spaventosa, Golden. Bene, ottimo. Facciamolo fuori. E resta solo Goku Ultra. O Goku Pur. Non ricordo, raga. Non ricordo. Goku Ultra, ok. Bueno. E GG, ok, anche qua purtroppo abbiamo fatto poca roba con Gogeta, però quella special move che ha tirato, diciamo che ha impattato. Prossimo. Team Fusion. Ok, ok, ok. Perfetto, startiamo. Ok, perfetto, aspettavo uno switch per poter switchare anch'io in Gogeta. Iniziamo a metterci del cadro speed. Mettiamocene ancora. Posso pescare? Ok, bravo, bravo, bravo. Carta verde. Debuff generali. E ti blocco con il buon Buroli. E andiamo ad SM. Questa fa male. Va bene, Majubo. Incassiamoci qualche colpo. Ok. Direi buttiamo dentro lui. Ah già, lui mi annulla i vari crit più o meno. Vediamo quanto è impattante sta cosa. Nope. Ok. Facciamolo fuori. Ma proprio senza dubbio. Crit, crit, crit. Ok. Ok. Mai fregato. Mai fregato. Va bene, direi che questa è fatta apposta per Bardock, c'ha il suo nome sopra. Incassa tutto, my champ. Nice. Ok, troppe blast. Una strike, grazie. Ah. Per un pelo. Nice, vediamo un po', raga, quanto riusciamo a fare. Posso pescare qualcosa di buono? Sì. Lasciamo pure. Ok, andiamo di verde. Tentiamola. Raga, non sono brutti i danni su Vegito Blu. È bello tankoso e finisce così. Figo, ci sta, raga, ci sta il personaggio, assolutamente sì. Prossimo. Team Godki. Ok. Nuovamente pieno. Va bene. Non si è ancora mosso praticamente. Godos. Ah, mi sono sbagliato malamente, raga. Malamente. Ok, droppi ora. Va bene, va bene. Incassiamoci qualcosa. Fortunatamente non c'è ancora la main, quindi easy. Va bene. Molto guardingo il mio avversario. E mi lasci il personaggio showcase. Non posso fartelo fare. Probabilmente mi sono messo nel baratro facendo questo switch. Ma non potevo fartelo fare. Per fortuna.
Preso. Unlucky per me. Switchiamo tutta la vita. Teniamoci Broly. Abbiamo ancora una chance di salvezza. Ok. Via. Benissimo. Ok. Andiamo di blast. Perfetto. Va bene Bardo che è sacrificabile. Vegeta, Vegeta. Facciamogli usare il Vanish. Perfetto raga. Voglio provare a vedere se lo facciamo fuori così. Me lo posso anche aspettare. Direi di sì. Ok, siamo in una botte di ferro, raga. Vai, vai, tanca tutto. Ok. Ok, posso switchare in tranquillità proprio. Va bene. Ah, inatteso questo Vanish. E ora che succede, bro? Nani. GG, prossimo match. Qua devo dire ha reso molto molto meglio, soprattutto su quel Vegeta fatto fuori in due carte praticamente. Ultimo match, Team Godki. Ok. Incassiamo. Va bene, switch. Ai 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 ai, contromossa infame. Speravo saltellasse in quel momento. Via. Ok. Ah, puoi smetterla di farmi Perfect Vanish su Perfect Vanish. Vamonos Goji. Posso farti fuori? Test. Prova del 9. Sì, 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 sì. Bello. Ok, bravo. Va bene, ci fermi. Ok. Stop, stop, stop. Andiamo diretti di blu. Sto godendo, raga. Sto godendo fortissimo. Peccato, avrei dovuto scegliere la strike. Bardock, Bardock, Bardock. No, peccato. Vabbè, oh, raga, ha fatto assolutamente il suo in questo match. Non mi dispiace perderlo a questo punto. Va benissimo così. Mi piace, raga. Gran bel free to play. Sembra uno sparking classico. Sembra uno sparking vero e proprio, raga. Ok. Perfetto.
Perfetto, andiamo così e facciamoci una bella Legendary Forfait. Raga, tanta roba questo Gogeta, veramente tanta roba all'interno di un Super Saiyan. Il fatto che debuffi gli altri Super Saiyan torna utile, sì e no, perché me ne sono trovato contro giusto uno di Lineage of Evil veri e propri. Non ne ho trovati. Se li trovassi, raga, semplice forfè, tanto non è che devo vincere per forza di cose tutti i match quando vado a farle ranked. È un team assolutamente utilizzabile. Broly, raga, overperforma veramente qualcosa di fenomenale. Anche Gogeta mi è piaciuto un sacco. Miglior personaggio free to play? Assolutamente sì, ma perché non è che conta solo sui danni, cioè tutti gli altri free to play usciti bene o male puntano sul fare una cosa. C'è quello che tanca un pochino, c'è quello che supporta, c'è quello che fa i danni. Lui fa tutto quanto insieme, sembra una Sparking vera e propria, non free to play. Me gusta, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Un bacione a tutti, raga.